Allora, prima di finire l'argomento, come dicevo, sui nativi americani, vi faccio vedere il prossimo argomento che tratterò. Perché è ecco, un argomento che in realtà io avevo trattato già per PDF diversi mesi fa, però il libro che avevo letto ecco, non era così completo come questo qui, che invece è molto più carino, contiene tutte delle note carine ecco, che vedremo. E stasera finisco, ecco, vi leggo l'altro capitolo che ci tenevo a fare, di cui adesso vabbè, le immagini si vedono molto male comunque, però in realtà per chi poi le volesse vedere bene a colori, avevo fatto tutti quei due video di introduzione con le immagini più belle, lì avevo fatto il video alla luce del sole, ecco, di giorno, quindi era venuto molto bene. Da un punto di vista di ripresa, ecco. E stasera vediamo per quanto riguarda il discorso dei totem e delle maschere, che è un discorso che l'altra volta, ad esempio, abbiamo visto per quanto riguarda gli Inuit, ecco, abbiamo visto un po' anche loro il valore che danno alle maschere, ma non solo gli Inuit, perché in realtà anche gli africani danno un valore altissimo alle maschere. Ve ne avevo fatto vedere una, adesso mi pare del Senegal, mi pare che ve ne avevo fatto vedere un paio dal Senegal, ecco, in un video che ho fatto svariati mesi fa, tanto per dare un po' l'idea, ecco. E stasera appunto vediamo questo capitolo che ci manca, così vediamo un po' che valenza aveva anche per i nativi americani, ecco, questo discorso dei totem e delle maschere. Allora, il capitolo si apre parlando prima dei totem, che credo che tra l'altro in realtà siano diffusi anche presso altri popoli, non solo gli indiani del nord-ovest, se così vogliamo chiamarli, forse anche presso i Maori deve esserci una concezione del genere. Gli indiani del nord-ovest credevano che in principio tutte le cose viventi partecipassero al mondo creato in uno stato di uguaglianza e reciproca comprensione. Parlavano la stessa lingua, la differenza fra loro era solo nell'aspetto esteriore. Se, per ipotesi, questo aspetto esterno fosse stato eliminato, sarebbe emersa una forma identica a quella degli esseri umani. Questo permetteva a un essere umano di vivere con gli uccelli e altri antenati e tornare portando con sé i loro segreti per comunicarli al proprio popolo. Da questa credenza, gli indiani svilupparono una serie di leggende e miti, molti dei quali sono illustrati nei loro pali totemici intagliati. I totem rappresentano la storia di una famiglia, di un clan o di una tribù. Molto spesso l'animale inciso raffigura lo spirito di un antenato. Nelle larghe case di legno di questa zona, i pali frontali e in alcuni casi anche i sostegni interni sono pali totemici. Venivano scolpiti con animali reali o mitologici associati con una particolare famiglia o clan. Allora, nei video sull'Africa di introduzione alla spiritualità africana, avevamo visto, dove avevo letto quello studio su Ernst Dahmann, avevamo visto che presso certe tribù africane, ecco, ma comunque non solo presso gli africani, avevamo comunque visto loro per quanto riguarda quello studio lì, alcune tribù ecco, credevano di discendere da un animale, ecco, un animale che per un certo motivo era stato assunto come manifestazione del sacro, addirittura come progenitore della razza umana, cioè queste persone, queste tribù ecco, ritenevano che propriamente questo animale avesse in un certo senso dato origine agli esseri umani, ecco, perché andavano ad ammirare l'animale magari per la forza o per la bravura, ecco. Quindi, come vedete, in realtà c'è questo discorso, ecco, presso molti popoli, c'è questo discorso dell'idea che in realtà l'essere umano discenda da un animale. Si va ad esempio a stimare un animale di un certo tipo per la forza, per la velocità o anche per la bellezza, ad esempio, e in un certo senso ci si sente suoi discendenti. Anzi, l'adorarlo, avere culto nei suoi confronti, ecco. In realtà serve proprio per assumere le sue caratteristiche, per dire. Poi questo discorso è proprio tipico soprattutto dell'Africa, comunque, era tipico soprattutto dell'Africa. Oggi nelle case indiane si tengono totem di piccole dimensioni o maschere di argillite o legno raffiguranti simboli totemici. Le maschere di legno sono indossate da danzatori durante le cerimonie al potlatch, termine che significa donare. Il potlatch era la manifestazione più importante per gli indiani della costa occidentale perché determinava lo status sociale di colui che lo organizzava. Generalmente venivano donate un gran numero di coperte preparate con filamenti ricavati dalla corteccia dell'albero di cedro, intrecciati con pelo di cane o capre di montagna. Questa cerimonia è considerata ancora oggi la più importante e celebrata in speciali occasioni, quali ad esempio l'assegnazione del nome indiano,
anniversari sociali e politici con un tempo, anche se in minor quantità e con oggetti di valore inferiore, viene la distribuzione dei doni. Ad esempio, poi qui ci sono dei totem della tribù del Canada soprattutto. Ad esempio, questo rappresenta qui la balena e castoro, che comunque poi sono animali che io ho trattato per un PDF, ecco, sto ancora finendo di fare. Poi questo ad esempio è un altro totem. Gli animali reali o mitici sono associati con una particolare famiglia o clan. Qua sono incisi l'aquila, la balena assassina e il lupo del mare. L'uccello del tuono, l'orso e il corvo. Questi animali qui poi, io sto ancora finendo, ecco, di fare uno studio, ecco, su di loro, da un punto di vista di amuleti e talismani. Questo è un altro totem, intagliato nell'argillite. Gli animali totemici sono l'orso, l'uccello del tuono e il salmone. Perché proprio questi animali che sto citando adesso, in realtà, ecco, venivano usati anche da un punto di vista di... Cioè, la loro raffigurazione, ecco, veniva usata anche da un punto di vista di amuleto di talismano, ecco. Ed è un argomento che sto ancora finendo di fare per PDF. Per il momento ho fatto uscire i primi due volumi, me ne mancano circa altri 11 da finire, di animali tipici, ecco, di animali sacri. Quindi poi, quando avrò finito anche quell'altro lavoro lì, saranno in totale tre volumi per quanto riguarda il discorso degli animali sacri presso i nativi americani.